Salve a tutti, la lezione di oggi è dedicata al simbolismo, il simbolismo pratico. Le scienze attuali hanno notato come non si possa parlare semplicemente di percezione e distinguere tra azione e percezione, perché ogni nostra percezione in realtà è anche un'azione. E qui noi abbiamo la maniera di imparare il significato, il vero significato dei simboli. Infatti i simboli, che noi riteniamo magari delle semplici espressioni grafiche, per essere compresi, devono evocare in noi un'azione, una reazione, in pratica devono essere motori. Quindi la prima chiave per poter capire il simbolo è incominciare a capire il simbolo all'interno di noi stessi. Noi dobbiamo diventare il modo stesso di capire i simboli. Ora, dice un antico assioma, il macrocosmo e il macrocosmo sono connessi. Il macrocosmo è nel microcosmo e il microcosmo è nel macrocosmo. Cosa significa? Prendiamo alcuni simboli molto semplici. La verticale. Qual è la prima verticale che abbiamo? La nostra colonna vertebrale. E quindi cominciamo a prendere coscienza del simbolo. Del resto, molto probabilmente, noi stessi non potremmo capire e neppure avremmo questa parola, verticale, se non avessimo quest'idea di verticalità all'interno di noi stessi. Quindi, primo simbolo che impariamo è la verticalità. Un altro simbolo su quale portiamo l'attenzione, ad esempio, è avere i piedi per terra. La gravità. Il secondo simbolo che sentiamo è la gravità. Cosa significa questo? Che abbiamo ora un simbolo di terra, gravità, e un simbolo di verticalità. Il simbolo in realtà rappresenta l'essenza di quello che stiamo facendo e ci permette di focalizzare la nostra mente su degli universali e quindi di essere sotto un certo punto di vista ci porta a una dimensione maggiore delle fattispecie contingenti nelle quali siamo in ogni momento. Quindi, quello che voglio dire è non imparate mai simboli in astratto, né imparateli come meri segni grafici. Imparate i simboli sempre a partire da voi stessi. Grazie.